primi due capitoli legnanesi, la serie tra Knights e Sharks si sposta a Roseto per gara 3 e gara 4, partite dichiaratamente importanti per l'esito della serie. Martini è ancora out per Legnano, per Roseto invece il roster è completo e senza defezioni. Il match parte subito con una schiacciata di Mosley su assist di Palermo e Legnano è aggressivo a tutto campo. Mosley, 18 punti, 6 rimbalzi, segna ancora sotto misura, poi Raivio arriva al ferro mentre Roseto si sblocca da 3 con Smith. Casagrande scappa in contropiede mettendo in partita il pubblico del Palamaggetti per il 5-6, ritoccato da Palermo dalla Lunetta per il 5-7. Smith inventa una tripla dall'angolo per il primo vantaggio degli abruzzesi sull'8-7. Legnano si trova subito a fronteggiare una zona 2-3, già molto utilizzata dagli Sharks nei precedenti incontri della serie. Ma i Knights trovano subito 5 punti di Raivio che smorzano l'efficacia della mossa tattica di Paolo Antonio. Palermo, 10 punti 7 rimbalzi, infila la tripla del 10-15, poi Deo in contropiede mette il 10-17 e dopo 6 minuti abbondanti Di Paolo Antonio ferma per la prima volta la gara. A rientro Amoruso segna in tapin, ma Raivio arriva ancora fino in fondo per una gara veloce e di ritmo come le altre della serie. Palermo segna da 3 per il più 10, Fulz e May in penetrazione però fissano il 18-22 della fine del primo quarto. Alla ripresa c'è bisogno di diversi minuti prima di vedere il primo canestro che arriva dai Deoa, replicato dai liberi di Smith. Raivio alza per Mosley il 20-26, poi Deoa scappa per il più 8 e Maiocco completa il break con il jumper dall'angolo del 20-30. Di Paolo Antonio deve fermare ancora la partita e al rientro ci sono ancora un paio di minuti di blackout fino ai liberi di Sherrod del 22-30. Amoroso, 13 punti, 5 rimbalzi, muove il tabellone con 4 liberi fino al 26-30 per una gara che non decolla. Chi decolla invece è Mosley per l'inchiodata che permette alla TVS di sciogliersi, mentre ancora solo Smith a segnare dal campo per Roseto per il 33-32 che chiude la seconda frazione di gioco. Sherrod, 6 punti, 12 rimbalzi, apre la ripresa con l'appoggio da sotto, Smith con i liberi e Roseto va sul 37-32. Un tecnico alla panchina dei padroni di casa lascia ai Knights un libero con Raivio e poi altri 3 liberi, sempre della guardia di Portland, per un fallo subito che permettono a Legnano di riavvicinarsi sul 37-36. Anche Amoroso recupera un fallo su un tiro da 3 e il suo 3-3 vanifica quello di Raivio con la schiacciata di Fulz, 13 punti, 4 rimbalzi, 3 rubate, che lancia gli Sharks sul 42-36. Mosley schiaccia almeno 4, Amoroso balla in aria e Raivio è ancora implacabile per i liberi del 44-40 a metà del terzo quarto. Ma il break degli abruzzesi è dietro l'angolo e con Fulz e Casagrande che segnano dall'arco e poi ancora Fulz dalla lunetta, Roseto vola sul 52-40 che sembra indirizzare la gara. Raivio, 19 punti, 10 rimbalzi, segna da 3, Mosley liberi, ma anche Piazza ne mette 2 per il 56-46 del trentesimo. Ideo arriva al ferro per il meno 8 al primo possesso dell'ultimo parziale. Maiocco serve l'assist per la schiacciata di Mosley, con Di Paolo Antonio che vede il suo vantaggio ridotto a meno 6 e chiama timeout. Dopo qualche minuto Smith, 21 punti, inventa un nuovo canestro su una gamba sola, poi mette i liberi per un tecnico a Palermo, ma la tripla di Maiocco del 59-53 lascia ancora qualche speranza ai biancorossi con 4 minuti da giocare. Mosley stop e guida il contropiede che Roveda finalizza per il 59-55, anche se Amoroso mette una pezza con i liberi del più 6. Sherrod corregge un errore per il 63-55 a 2 minuti 47 dalla fine. Mattia Ferrari chiama timeout e al rientro Palermo piazza una tripla importante, così come la penetrazione di Fulz del 65-58. Poco più di un minuto dalla fine, Deoa, 11 punti 5 rimbalzi, mette una bomba dall'angolo, poi il tap-in del 65-63, e con due azioni ancora da giocare la gara è di nuovo riaperta. Roseto spreca la sua occasione e lascia 9 secondi a Legnano, che ha la palla della partita con Raivio. Purtroppo però la guardia USA perde la palla con uno sfondamento e a 3 secondi e 2 dall'ultima sirena è veramente finita. Un'occasione forse sprecata per i Knights che, passo dopo passo, erano riusciti a recuperare dal meno 12 fino a riaprire una partita evidentemente determinante per il passaggio del turno. Domenica alle 18, un possibile atto conclusivo della serie o una nuova possibilità per i Knights di allungare la stagione per una decisiva gara 5 in casa. Se volete sempre rimanere aggiornati sui nostri video, cliccate il bottone iscriviti del canale e poi attivate la campanella per le notifiche in real time.